È profonda questa immagine di Gesù che si incamminò con loro. In questa pagina del Vangelo di Luca, c'è questa esperienza forte di Gesù che viene, a Cafarnao e dopo che lo hanno ascoltato, scatta in coloro che lo ascoltano un cambiamento. Gesù è qualcuno che dona una parola nuova. Può fare qualcosa di nuovo nella mia vita. E chi si accorge di lui non è chi è attorno a lui, ma chi è distante. E questo centurione che viveva, ecco, probabilmente un'amicizia particolare con la religione ebraica, ma non apparteneva alla religione ebraica, era un centurione, quindi era lì per altri motivi politici e di lavoro. Eppure ha un'attenzione particolare a questo Gesù, a coloro che gli andavano dietro. E le caratteristiche di questo centurione si evidenziano nel testo lentamente e possono aiutare anche il nostro cammino di fede. È bello vedere che attorno a Gesù si crea una catena di solidarietà. Ci sono questi anziani a cui il centurione chiede di andare a Gesù per chiedere una mano per il suo servo. E il centurione aveva questo servo, sicuramente dice il testo ammalato, ma era comunque un servo. Quale interesse poteva avere il centurione per questo servo? Eppure si preoccupa per lui. Allora, potremmo dire che crea per lui una strada, chiede un'intercessione. E prima saranno questi anziani giudei che andranno da Gesù e gli diranno: guarda, il centurione è una persona garbata, ha un'attenzione particolare anche per la nostra sinagoga, l'ha costruita lui, se lo merita. Un gesto di misericordia non per lui, ma per il suo servo. E poi in un altro momento ci sarà un gruppo di amici che andrà da Gesù a dire: guarda, il centurione non vuole scomodarti perché il suo servo è in fin di vita. Non sono degno, dice il centurione, che tu possa entrare sotto il tetto della mia casa. E questo ci ricorda quello che nella liturgia, prima che ci comunichiamo, diciamo tutti: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. E noi riprendiamo proprio questi versetti di questo capitolo 7 di Luca. Allora, due doni vedo che questa parola può fare a noi questa sera. Innanzitutto il dono di essere uomini e donne di intercessione. Tutti sappiamo quanti amici di persone che soffrivano, quanti figli spirituali che venivano da Padre Pio perché in lui vedevano un altro Cristo e gli chiedevano raccomandazioni, preghiere, guarigione per chi a San Giovanni Rotondo non poteva venire, era lontano. Questa analogia ci aiuta a dire come ognuno di noi è chiamato ad una preghiera di intercessione. Molti pellegrini qui presenti, chi ci segue attraverso Teleradio Padre Pio, chiede a Padre Pio un'intercessione. Forse tutti la chiediamo prima di tutto per gli altri, per qualche amico, qualche famiglia, qualche persona che soffre. Ecco, siamo nella luce del Vangelo. Non importa a che punto è il nostro cammino, ma quando ci troviamo dinanzi a Gesù e dinanzi ai santi, come Padre Pio, tutti invochiamo una intercessione. E nella nostra vita quotidiana noi siamo persone che possiamo portare questa intercessione, cioè possiamo diventare uno strumento di pace, di riconciliazione per gli altri. È un dono che dobbiamo chiedere a Padre Pio, a San Giuseppe da Copertino, imparare
a saper intercedere per gli altri. Nella nostra società, soprattutto meridionale, ma non solo, siamo molto abituati a quella che viene chiamata la raccomandazione. E la raccomandazione però non è l'intercessione, è scavalcare gli altri per fare posto in maniera indebita e non giusta a qualcun altro. Noi come cristiani siamo chiamati invece all'intercessione, a mettere la nostra faccia per il bene dell'altro. Questo centurione ci ricorda questa generosità. È preoccupato della salute del servo e chiede a Gesù. Il centurione non sappiamo se fosse stato credente o meno. Certamente Gesù non l'aveva conosciuto di persona, ma aveva sentito parlare di lui. Allora, quanto può fare bene il parlare di Gesù agli altri? Quanto può fare bene soprattutto che conosciamo Gesù attraverso una richiesta? Signore, e lo faranno anche altri personaggi del Vangelo, chiederanno: Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni a guarire la mia figlia, il mio figlio. Vieni a portare sollievo alle nostre sofferenze. È importante, come dice il testo, lo supplicavano con insistenza. Ce l'ha detto anche Gesù: chiedete e vi sarà dato. Dobbiamo chiedere con insistenza un dono per gli altri, perché quando chiediamo un dono per gli altri, la benedizione scende su di te. E un'altra parola che possiamo portare a casa è avere fede. Sì, può sembrare qualcosa di semplice, tutti diciamo bene, siamo qui per fede, ma vedete la fede di questo centurione: Signore, non sono degno che tu vieni nella mia casa, ma tu puoi. E forse anche noi dinanzi al Signore, per i doni che riceviamo ogni giorno, per la sua presenza nella nostra vita, possiamo dire anche noi: Signore, non siamo degni di quello che tu ci doni, però noi impariamo dalla tua gratuità, perché la fede è prima di tutto riconoscere la gratuità di Dio nei nostri confronti. La fede non è il nostro primo passo, ma è la nostra risposta, è il nostro riconoscere come Dio ci ama, come Dio ci ama gratuitamente. Ecco che cos'è la nostra fede. Siamo chiamati a crescere con una fede che sa riconoscere, che sa ringraziare, che sa vedere ciò che Dio opera nella nostra vita. E la prima opera di Dio nella nostra vita è la sua presenza silenziosa, discreta, attraverso i segni dei sacramenti della Chiesa, la sua parola, l'Eucaristia, la riconciliazione, i poveri, il sacramento dei fratelli e delle sorelle che sono accanto a te. Ecco perché abbiamo fede, perché riconosciamo il Cristo vivente nella sua parola, nei suoi sacramenti, in coloro che ci camminano accanto, anche nei nostri nemici. E questo Papa Francesco ce lo sta indicando in molte occasioni. Allora avere fede significa camminare dentro il mistero della vita quotidiana. Gesù dirà che in Israele non ho trovato una fede così grande. E la fede di questo centurione non era una fede organizzata, una fede fatta di tante cose religiose e di pratiche. Ha avuto nel suo cuore un'intuizione profonda: Gesù, il Salvatore, colui che guarisce, colui che può dare una luce nuova alla mia vita. Chiediamo al Signore, per intercessione di San Pio, di poter essere uomini e donne
che chiedono, che intercedono per gli altri. Siamo evangelizzatori nella misura in cui siamo chiamati ad intercedere per gli altri, a chiedere un dono per gli altri, a Cristo, alla Chiesa, a Padre Pio, ai Santi. E poi chiediamo la grazia di avere questa fede semplice. Chi sa riconoscere che Dio ci ama gratuitamente. Non abbiamo bisogno di una fede straordinaria, ma ogni giorno saper dire grazie perché Lui ci ama, ha dato la vita per noi e noi possiamo camminare. Ecco, aver fede, essere uomini e donne di intercessione, significa vedere Gesù che cammina in mezzo a noi. Amen.